La cefalea è un problema di salute molto diffuso che in alcuni casi può arrivare ad avere anche conseguenze invalidanti. Confusa spesso con l'emicrania, può rendere infatti difficile compiere le più semplici attività a casa, in famiglia come al lavoro. Ma cosa si intende più nello specifico con questi due termini? Cefalea ed emicrania non sono la stessa cosa. Cefalea è un termine generico che vuol dire mal di testa. L'emicrania rappresenta una tipologia specifica di cefalea. Esistono tante forme di cefalea, di cui l'emicrania è una delle forme più comuni. A soffrire di emicrania nel nostro paese è infatti circa il 12% della popolazione. In Italia sono moltissime le persone che soffrono di cefalea, sono circa tra i 6 e i 7 milioni. La prevalenza è del 25% nell'età giovane adulta e nel sesso femminile, quindi vuol dire che nelle donne tra i 30, 40, 45 anni circa una su quattro soffre di emicrania. E come può manifestarsi questa malattia? Sintomi principali dell'emicrania sono la cefalea, quindi un dolore molto forte alla testa, che può essere in realtà da moderato a forte, un dolore generalmente unilaterale da un solo lato, ma in alcuni casi può essere anche bilaterale, e generalmente al dolore si associa un fastidio per la luce, per i rumori, si può associare nausea, si possono avere episodi di vomito profuso e generalmente durante gli attacchi di cefalea c'è un'intolleranza allo sforzo fisico. A chi ci si deve rivolgere in caso si soffra di mal di testa? Per la cefalea il primo punto di riferimento deve essere rappresentato dal medico di medicina generale, che è in grado di fare la diagnosi di emicrania ed è in grado di gestire le forme meno complesse della patologia. Quando la patologia invece diviene più invalidante, più complessa da gestire, è bene rivolgersi a degli specialisti del settore che generalmente si trovano in strutture ospedaliere dove sono presenti dei centri cefalee. Ma esistono delle terapie in grado di portare alla guarigione? Non è possibile guarire dall'emicrania, o meglio, l'emicrania può guarire, generalmente lo fa nell'età più avanzata e lo fa spontaneamente, ma non esistono interventi medici che ad oggi possono guarire definitivamente la patologia. Esistono però molte cure che sono in grado di migliorarla notevolmente, di ridurre la frequenza con cui gli attacchi si verificano e anche ridurre la gravità degli attacchi. Quindi è una patologia non guaribile, ma sicuramente molto gestibile. E quali sono le novità terapeutiche in arrivo per questa forma di cefalea? Di progressi nell'ambito della cura dell'emicrania ce ne sono stati già di importanti negli anni recenti, come l'ingresso nel mercato delle terapie con gli anticorpi monoclonali. Ci sono altri nuovi farmaci il cui ingresso nel mercato è previsto in tempi più o meno vicino, che sono una categoria di farmaci che si chiamano gepanti e un'altra categoria che sono i ditani. E poi c'è anche l'ampliamento dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali alla età dello sviluppo, quindi sotto i 18 anni, ai ragazzi giovani che soffrono di questa patologia e che potrebbero trarre grandi benefici da queste cure.